Apriamo con Papa Francesco, ricevere Gesù perché ci trasformi da dentro e perché faccia di noi l'unità e non la divisione. Così Papa Francesco ieri all'Angelus nella solennità del Corpus Domini pronunciato dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico davanti ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro rispettando le misure di distanziamento sociale imposte dall'attuale pandemia. Sentiamo. Gesù è presente nel sacramento dell'Eucaristia. Per essere nostro nutrimento, per essere assimilato e diventare in noi quella forza rinnovatrice che ridona energia e ridona voglia di rimettersi in cammino dopo ogni sosta o dopo ogni caduta. Ma questo richiede il nostro assenso, la nostra disponibilità a lasciar trasformare noi stessi, il nostro modo di pensare, di agire, altrimenti le celebrazioni eucaristiche a cui partecipiamo si riducono a dei riti vuoti e formali. E tante volte qualcuno va a messa, ma perché si deve andare? Come un atto sociale, rispettuoso, ma sociale. Ma il mistero è un'altra cosa. È Gesù presente che viene per nutrirci. Il secondo effetto è quello comunitario. Ed è espresso da San Paolo con queste parole. Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Si tratta della comunione reciproca di quanti partecipano all'Eucaristia, al punto da diventare tra loro un corpo solo, come unico è il pane che si spezza e si distribuisce. Siamo comunità, nutriti dal corpo e il sangue di Cristo. La comunione al corpo di Cristo è segno efficace di unità, di comunione, di condivisione. Non si può partecipare all'Eucaristia senza impegnarsi in una fraternità vicendevole, che sia sincera. Ma il Signore sa bene che le nostre sole forze umane non bastano a questo. Anzi, sa che tra i Suoi discepoli ci sarà sempre la tentazione della rivalità, dell'invidia, del pregiudizio, della divisione. Tutti conosciamo queste cose. Anche per questo ci ha lasciato il sacramento della sua presenza reale, concreta, permanente, così che rimanendo uniti a Lui, noi possiamo ricevere sempre il dono dell'amore fraterno.